L'esercito nazista ha occupato la Francia. Le ultime speranze sono riposte nella... Non è andato tutto liscio. Molti dei tuoi compagni sono atterrati lontano dall'obiettivo e sono stati catturati. Attualmente si trovano in un convoglio diretto a Berlino. Devi preparare un'imboscata con la Strike Force e liberare i tuoi compagni. Ecco qua. Bene, pronti con l'operazione salvataggio. Allora, prima di tutto bisogna eliminare fuori uno. Grazie per la uniforme.
Oppla, abbiamo fatto fuori. Fuori. Ora procediamo con la più uscita. Troppo lontano, da qua non mi posso centrare. Ho solo una Lager. È la mia uniforme. E anche usare la calibro 50. Purtroppo da qui non posso centrare. Da qua ho un'altra visuale. Allora. Se le granate potessi. Posso neanche eliminare l'ufficiale che è proprio. Wow, che buona valutazione, vero? Ora la nostra unione è entrata in live.
Alexandra ha bisogno di cure mediche urgenti, altrimenti non arriverà domani. Maledizione, ci serve vivo! Conoscete un dottore che ci possa aiutare? Il dottor Villeneuve, direttore dell'ospedale. Purtroppo i nazisti hanno occupato l'edificio e non lo lasceranno andare via. Questa faccenda puzza. Non adesso, capitano. Ogni cosa a suo tempo. Risolveremo i suoi problemi in seguito. Adesso rimaniamo concentrati. Entrerò io. E noi cosa faremo? Restate al coperto e attendete i miei ordini. Tutto chiaro, capitano? Certo, colonnello. Aspetti, colonnello. Abbiamo l'opportunità di attaccare i nazisti accampati in questa città. I miei amici possono darvi informazioni sui diversi bersagli presenti nella zona. Allora. Volevo parlare con lei, colonnello. Coraggio, sono tutto orecchi. Non è stato semplice, ma abbiamo organizzato una valida cellula di resistenza in questa zona. Il nostro problema maggiore è che non possediamo armi ed esplosivi in grado di fare la differenza. Quindi come posso esservi utile? Il nemico ha trasformato uno degli edifici della stazione in un arsenale. I camion di materiali bellici vanno e vengono di continuo. Potrebbe entrare nell'edificio e prendere uno di quei camion per noi? Va bene, mi premurerò io di occuparmi della spesa per conto vostro. Come si arriva sul posto? È a nord. Il luogo esatto è segnato sulla mappa. C'è altro che devo sapere? Mi sembra superfluo aggiungere che la zona è piena di nazisti. Se riuscite a sabotare il pannello di comando della ferrovia, potreste ottenere un diversivo che attirerà l'attenzione del nemico. Grazie mille, lo terrò presente. È uno. Colonnello Brown? Che informazioni avete riguardo i possibili obiettivi nemici? Sappiamo che l'ufficiale della guarnigione locale, il Major Gorlitz, passa molto tempo al bordello vicino alla piazza principale della cittadina, a ovest rispetto alla nostra attuale posizione. Il suo assassinio rappresenterebbe un duro colpo per i piani nemici. Come faccio ad arrivarci? Non sarà facile, i nazisti controllano buona parte del centro abitato. Esiste un vecchio tunnel che collega questo settore alla piazza principale. Forse potrebbe tornarvi utile. La posizione è segnalata in rosso sulla mappa. C'è altro che dovrei sapere. Sì, e il nemico ha costituito una massiccia guarnigione vicino alla piazza. Se poteste sabotare l'allarme, la vostra missione sarebbe decisamente più semplice. Grazie molte per l'informazione. Mi occuperò personalmente di quel maggiore. Buona fortuna, signore. Prima il maggiore, così possiamo ottenere la sua divisa. C'è qualcosa che devo sapere su questo settore? Beh, colonnello, abbiamo una notizia buona e una cattiva. Avanti, qual è la notizia buona? La buona notizia è che abbiamo una ghiotta occasione di colpire i nazisti in un punto vitale. E quella cattiva? Non ho la benché minima idea di come sfruttarla. In questo settore il nemico possiede la sua guarnigione più potente all'interno di una torre medievale che sorveglia l'unica via d'accesso alla stazione. Neutralizzandola, la nostra missione sarà più semplice. Sarebbe anche il caso di sabotare i generatori di corrente elettrica che alimentano i riflettori. Come si arriva in quel posto? È molto vicino, il luogo esatto è segnato sulla mappa. Grazie per l'informazione. Vedrò cosa posso fare.
Ok. Qua il dottore. Generatori. Guarnigione alla stazione. Perfetto. Meglio l'uniforme da sottufficiale. Ho più possibilità di passare inosservato. Allora, il generatore è proprio qua vicino. Che stavo? Se riuscissi a impossessarmi dell'uniforme della Gestapo, potrei cavarmela. Loro sono gli ufficiali d'atto legato.
Se elimino prima il maggiore, posso prendere la sua divisa. Un ufficiale alto rango non dovrebbe avere problemi. Mannaggia, sta un ufficiale dappertutto.
Vabbè, almeno ho individuato il luogo. C'è un ufficiale che posso eliminare. Questo cammino. Man. Coppo barcora. Vabbè, castagno fai, c'ho pure. Ok, tempo che si calma e poi posso accedere. Aspettiamo che torni verde. L'allarme è al piano di sopra. Non posso accedere a questa porta. Mannaggia, ma tanto per arrivare, porca vacca. Se no dovessi eliminare prima l'ufficiale. Ok. Sulla mappa indica che dovrebbe esserci una sorta di passaggio segreto da dietro.
Bingo. Sono entrato. Ora cerchiamo il maggiore. Colonnello Brown? Come fa a sapere come mi chiamo? Sappiamo un sacco di cose, non si preoccupi, sono qui per aiutarla. Aspetti qui mentre distraggo l'ufficiale della Gestapo che sorveglia le scale. Ma in che razza di paese siamo? Possibile che nessuno mantenga un segreto? Colonnello Brown? Come fa a sapere come mi chiamo? Sappiamo un sacco di cose, non si preoccupi, sono qui per aiutarla. Aspetti qui mentre distraggo l'ufficiale della Gestapo che sorveglia le scale. Ma in che razza di paese siamo? Possibile che nessuno mantenga un segreto? Vabbè, piano B. Colonnello Brown. No.
Forse meglio lo faccio dopo questo. Ah, i cerchi fai tutto in stealth e mi acchiappano sempre. Ora si ragiona. Ora con l'uniforme da ufficiale ho più possibilità di passare senza problemi. Ok. Thank you.
Ok. Ma che era che stavo stesso? Ma vedono. Colonel Brown? Come fa a sapere come mi chiamo? Sappiamo un sacco di cose, non si preoccupi, sono qui per aiutarla. Aspetti qui mentre distraggo l'ufficiale della Gestapo che sorveglia le scale. Ma in che razza di paese siamo? Possibile che nessuno mantenga un segreto? Grazie.
E cavolo, posso rubare l'uniforme. Ce l'abbiamo fatta. Ci siamo occupati del primo.
Devo vedere come eliminarli. Dunque, ho delle granate. Bisogna trovare un modo. I condotti da reazione. Già. Ecco.
Sì, sto rispondendo a un messaggio.
Bene. Ora non ci resta che piazzare, salvare il dottore e rubare il camion. Prima il dottore e poi il camion. Grazie.
chiamare le guardie. Lei è il dottor Villeneuve? Sì, sono io. Non ho capito il suo nome. Mi chiamo Brown. Colonnello Brown dell'OSS. Ho bisogno delle sue conoscenze mediche per salvare la vita di un paziente molto speciale. E chi mi dice che posso fidarmi di lei? A prima vista mi sembra un tedesco. Sì, dottore, va bene. Ma non abbiamo tempo per questi giochini. Vuole aiutare il popolo francese o no? Certo, naturalmente, ma come facciamo a uscire di qui? Sono sorvegliato giorno e notte. Usiamo la porta di servizio. Bene, muoviamoci. Eccoci qua, ultima parte. Rubare un camion pieno di armi.
dove salvare. Vabbè ragazzi, io mi fermo qua, che mi sento un pochino stanco. Grazie a tutti per la compagnia, chi è passato specialmente. Vi auguro una buona serata e buonanotte, ci becchiamo domani.